Locco, per caso sto youtuber è il più bello del mondo come me, signor Locco Lokis? No, è molto brutto in realtà. No, Locco, in realtà questa non era la domanda. Iniziamo come veramente a indovinare lo youtuber, signor Locco Lokis. Per caso il suo youtuber presenta del color azzurro o blu nella sua testa? Quella tonalità lì? Se lo consideri come blu-azzurro, sì. Ok, signor Locco Lokis, campioni, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo l'indovino youtuber, ma dobbiamo vincere assolutamente. Se no, dovrò fare una penitenza nei prossimi indovino youtuber che deciderete voi qua sotto nei commenti in compagnia del nostro amico Locco Lokis. Allora, però questo blu scuro, cioè, vorrei dirtelo. Quale? Va bene, questo, dai, è un blu scuro, lo rigonfio, va bene, signor Sconcon Lokis. Qua abbiamo Lion che ha gli occhialini, poi Marci non ha del blu, qua è tutto quanto violaceo. Il signor Gabby ha del blu. Ah, è vero! Bravo, Sknocknock. Poi vediamo. Grazie. Franci, poi abbiamo Fere da tirare giù. Io ho del blu, sì, negli occhi. Bella domanda, Locco. Lo tolti 11 con una domanda, Qua si va, come bravo, sempre, a domande inferiori. Cioè, con meno domande dobbiamo indovinare, Locco. Nella scorsa, nel scorso video hai vinto te, quindi qua devo pensare a una nuova domanda. Vediamo. Per caso, Locco, il tuo youtuber fa parte della riga di Kendall, Marci, scusa, Kendall, Mark, Steph e Buddy? Cosa intendi per riga esattamente? La riga che è in orizzontale, signor Locco. Allora, sì, fa parte di quella riga. Wow! Via tutti quanti. 5, okay. 6, 2 domande, via. Siamo a due domande, ragazzi, potrei andare in malus e provare a indovinare il primo youtuber. Oppure fare un'altra domanda e togliere. Beh, qua è semplice, Locco. Ha più di 1 milione di iscritti il suo youtuber? Sì, ha più di 1 milione di iscritti. Quindi rimangono Steph e Kendall. Sono a tre domande, Locco. Esatto. E o indovino e non vado in malus e rimango a tre, o faccio 4 e 1, Quindi... Esatto, devi stare attentissimo. Cosa farai? Secondo me, signor Sconcon Lokis, lei ha scelto Steffo. Vieni a leggere. Vediamo. Tu hai scelto Kendall sicuramente. Guarda, vediamo. No, Locco! Mi muto, va, dannazione a te. Va, andiamo. Chi sceglierò, ragazzi, questa volta? Perché qua è un problemone, dannazione. Qua devo scegliere persone logiche e intelligenti. Quindi non sceglierò sicuramente signor Locco Lokis. Potrei scegliere Steffo, però lui è molto intelligente, ragazzi. Potrebbe arrivarci perché era prima in finale con Kendall. Posso scegliere... Scegliamo il Buddy. Vediamo. Signor Locco, vada pure lei. Allora, siccome lei ha fatto una domanda di natura geometrica, voglio fare la domanda. Il youtuber fa parte delle ultime tre colonne? Che vuol dire ultime tre colonne? 1, 2 e 3. Ultime tre colonne. Ah, bella faccia. Ma no, Locco, scusami un attimo. Cioè, così ne abbatti 49. Che vuol dire? È una domanda legittima. No, si può chiedere solo una. Che cos'è sta roba? No, è una domanda. Fa parte delle ultime tre colonne? Locco, devi scegliere solo una, No, 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 fa parte Locco, la legge dell'indovina youtuber decretata da The Mark nel 2022. L'abbiamo sempre fatto, Marco. No, una. Se ne scegli solo una. Solo una! Locco, scegliere solo una, se no ti spacco la capoccia in due, guarda, vai. Gli occhiali? Non ha nessun occhiale, signor Sconcon Lokis. Te li abbatto io gli altri. Lei è un truffatore, cosa vuole? Scusa, io un truffatore, ma dove? Ma tu sei un truffatore. Tu sei un truffatore, signor Locco Lokis. Vada, mi dica, mi racconti. Allora, ha fatto parte della Big Vanilla? Sì, ha fatto parte della Big Vanilla, suo youtuber. Nah, quindi l'aiuto io ad abbattere le poche persone che non hanno fatto parte della Big Vanilla. Dai, io ti odio. No, ma lei è proprio in difficoltà, signor Locco Lokis. La sento proprio dalla voce che lei è... Fa parte della prima, della terza colonna? Qual è la terza colonna, Locco? Questa è la terza colonna. Bella faccia, Steph, Locco, Nico? Sì. No. Allora, tre domande, Locco, e lei sta proprio in mezzo al mare nel nulla, Qua molto male, Locco, Tre domande e molto male. Il suo youtuber. Sì. Mi dica. Starci bene. Vada. Li guardo anche con lei. Ha gli occhi di colore blu-azzurro? Assolutamente sì, signor Locco Lokis. Quindi ne toglie solo due. E andiamo con la quinta. 5 domande per il signor Locco Lokis e ancora nessuno. Ho 4 domande io. Adesso devi fare la quinta, Locco, Qua. Invece non la faccio. Non la fai? Perché tu hai scelto te stesso. No. Quindi vai con la quinta e in malus. Ottimo, Locco. Tu hai scelto Roby. No, sesta e 2 malus. Tu hai scelto Buddy.
Sì! Scrivi pure 7 più 2 malus. Molto male. Va bene, dai, ti do un 6. Ha scritto, signor Locola Kiss? Ho scritto. Perché io qua devo fare una domanda veramente fondamentale, loco. Ha partecipato alle vite in città, per caso, il suo youtuber? No, non ha partecipato a vite in città. Ok, carino, carino. Quindi qua 1, qua 2, qua 3, qua il quarto. Poi il quinto è il buon Gabby, il sesto è il buon Madamarcio, il settimo è il signor Kendall. Domanda, ma non molto, molto potente. Carina, molto carina, signor Locola Kiss. Per caso, lo youtuber che lei ha scelto, signor Sconcolo Kiss, sì? Fa parte dell'ultima colonna? L'ho già fatta questa domanda, no, non può farla. Io ho fatto la riga, non la colonna. Io l'ho fatta la colonna. Ma lei, no, poi lei non ha neanche non l'ha scelta come domanda. No, la mia ultima domanda, la mia penultima domanda era la terza colonna. Ah, non è vero, fare, è vero, è vero, Sconcon, hai ragione. Malus. Va bene, no, no, che malus, ti spacco la testa. Malus ha sbagliato, malus. No, spacco la capoccia, non dire cavolate. Anche prima era un malus per te, allora perché ne fatte 41 di domande sulle colonne. Vediamo, vediamo, loco. Quindi, il tuo youtuber fa parte della diagonale Laurentis Buddy Bella Faccia? Scusi, ma non vale così. Cioè... no, ho chiesto una diagonale, loco, io. Ho chiesto una diagonale, bella faccia, Buddy Lorenz. Ma non vale sta cosa. No, lei, loco. No, io questa domanda non rispondo. No, loco, è una vale. Diagonale. Loco, rispondimi o ti caccio e chiamo Madamarcio. No, abbiamo già fatto troppe cose. No, la diagonale. Lo devo chiamare? Lo chiamiamo? La diagonale. Lo devo chiamare? Io te l'ho detto, ma loco, io te l'ho detto. La diagonale non l'avevamo mai chiesta. Quindi, fa parte sì o no? Oh! No, ti giuro, l'ho sparata completamente a caso questa diagonale. Quindi è uno tra Lorenzis, bella faccia e il Buddy. Ho fatto quante domande, loco? No, che cosa dici? Due ne ho fatte. Non ho fatte quattro, ne ho fatte tre. Quali ho fatte? Quali ho fatto, scusami? Ho fatto quella della vita in città, ho fatto questa qua della diagonale e poi quale ho fatto? Perché me la sono dimenticata? Ma ne hai fatto un'altra? No, ne ho fatte due, pagliaccio! No, ne ho fatte tre, sono sicuro. Ne ho fatte due! Sono sicuro, va bene, ne ho fatte tre. Vediamo, vediamo. Ah, che noia da togliere, vediamo, vediamo, vediamo. Lo youtuber che lei ha scelto, signor Locco Lo Kiss, ha delle sembianze umane? Locco? Cosa intendi per sembianze umane? Buddy è un umano, gli altri due sono due animali. No. Ok. No, forse? Sì o no? Forse? Sì o no? Ma dipende, anche Buddy è un animale. No, Buddy è un essere umano. Buddy nella skin è un essere umano. Allora, no, sì, ha sembianze umane. Ok, quindi ho indovinato con quattro domande, signor Loco Lokis. Quattro domande, verde marca! Loco, è il tuo turno adesso, Sì, mi muto, signor Loco Lokis. Questo round qua è quello decisivo, preparati, perché sei a 6 più. Ok, vado. Sound ragazzi... Tosta situazione, potrei scegliere Buddy, ma lui è furbo, quindi potrebbe chiedermelo anche subitissimo. Scelgo uno youtuber, vediamo, potrei scegliere... Volevo scegliere Espio, mi sono soffermato troppo in quella zona. Potrei scegliere Nico, ragazzi, scegliamo Nico che non abbiamo mai scelto. Loco, io sono pronto, signor Loco Lokis, lei può andare, vada. Lei guardi allora, che allora, è il round allora. Decisivo, eh. Lei è in netta difficoltà, signor Loco Lokis, perché è scritto più malus? È 4 e basta. Non ti permettere mai più di truffarmi. Non ti permettere allora, mai più. Vada. Mi dica. Vada. YouTube che l'ha scelto. Sì. Vada. È una femmina? Non è una femmina. Ma lei ci ha provato all'ultimo round. Sono più furbo di lei, signor Loco Lokis. Quindi lei ne toglie solo 4. Hanno okay, di togliere. Loco. No, smetti di far cavolate. Io mi ero femmina tutto. 1, 2, 3. Vada. Poi prossimo. Vada. Lo youtuber che lei ha scelto. A meno di un milione di iscritti? A meno di un milione di iscritti, sì. A meno di un milione di iscritti, signor Loco okay, Lokis. Bella domanda. Lorenz ne ha di meno, per caso? No, ne ha di più, Lorenz. Ok, quindi tolgo un po'. Bella domanda, Loco. È già 5 lei, È già 5 con due domande fatte. Bravo, mi dica. Allora. Lo youtuber che lei ha scelto. Aspetti, ma lei non prova a indovinare così vince? Perché se lei indovina al primo colpo, vince, Anzi, va in pareggio. Ma è l'unico modo per arrivare in pareggio, Skonknik. Allora, facciamo così. Dammi un indizio. Un favore. È un Aspetta, facciamo una, ti dico una domanda, però questa non la contiamo, va bene? Va bene, dai, l'accetto. Lo youtuber che l'ha scelto ha un ufficio nel tuo ufficio? No, assolutamente no. Ok, perfetto. Quindi ti rimane. No, ti rimangono solamente 3 persone. Dai, quindi potresti provare a indovinare così, Skonknik. Allora, pensaci un attimino. Guardali e pensaci un attimino. Hai Francicoso, Nico e poi Skonknik Lokis.
Tu chi sceglieresti tra questi? Togli Franci perché a te non piace Franci in questo momento, quindi le limiti rimangono solo esatto. Nico e Loco. Quindi non so se vai tu hai in pareggio o Nico. Perdi Nico, Loco, vai. Vai, 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 vai. Chi ho scelto? Hai scelto Loco. Mi spiace, Loco è perso. Ho scelto Nico. Ho vinto! L'indovino!